Salve ragazzi, maestro Fantini, la Tosa Escrima. Oggi parliamo di redonda. Mi è stato chiesto che cos'è il colpo redonda o estilio redonda. Praticamente l'estilio redonda non è altro che un modo di tirare il colpo circolare, ok? Fluido, in tutte le direzioni possibili e immaginabili. Fate un gioco di memoria, pensate a una pallina e voi mettete un elastico per formare una palla sempre più grande. Queste sono le traiettorie del redonda. Non avete praticamente limiti, potete tirare a 360 gradi, come su un globo, le vostre traiettorie del redonda, ok? Le potete tirare in maniera serrada. Serrada non è altro che quando siete in posizione chiusa e in uno spazio ristretto. O in posizione aperta, ok? Quando praticamente avete spazio di movimento e potete effettuare dei colpi molto larghi. Redonda può essere tirato praticamente come un sumbrada qua alto, ok? Nella maniera serrada vertical, ok? Oppure nella versione aperta a 360 gradi. Potete tirare un angolo 1, potete tirare un angolo 2, potete tirare un angolo 3, potete tirare un angolo 4, potete tirare un angolo 5, un angolo 6, un angolo 7, non fa altro parte che praticamente della figura 8. Due cerchi insieme fanno un 8 e piccoli movimenti di redonda, potete tirare una redonda di polso, ok? Potete tirare una redonda di gomito, potete tirare una redonda di corpo in base all'oggetto che avete. Posso usare il bastone, come posso usare il machete, ok? Come posso usare magari il coltello, come posso usare magari il dulo dulo, e tutti questi colpi fanno parte della famiglia dei redonda. C'è chi poi dopo li rivende come pugna martello, ogni arma uno studio diverso, ma ricordatevi che in base, quando sapete usare uno di questi concetti, potete usarlo, trasformarlo praticamente su qualsiasi tipologia di arma. Allora, sono qua, uso il mio redonda per colpire le mani, oppure per fare andare indietro il mio avversario e avere un colpo di protezione per poi tirare di nuovo un redonda, ok? Oppure posso tirare un redonda qui per poi avere qua un colpo di protezione e tirare un altro redonda. Posso duplicare o triplicare i miei redonda per effettuare diverse combinazioni. Posso usare la mia arma per fare dei doppi cut delle punte e curvado, sempre famiglia dei redonda. Posso usare il mio coltello in modo da avere un redonda. Posso usare il mio Kugotan o il mio dulo dulo per avere questi hammer strike e colpi a martello. Posso impugnare il mio coltello in modo diverso e avere anche qui i miei redonda corti, lunghi, profondi, diagonali, ok? E avere tutto un mondo che mi si può aprire senza dover praticamente sborsare tantissimi soldi, perché è arrivata l'ora di dare agli allievi italiani un modo di combattere universale, dove non è che devono studiare 100 armi, ma basta prendere i concetti e applicarli a qualsiasi tipologia di armi. Anche nel catena di mano sono i redonda, ok? Perché praticamente noi usiamo il concetto delle armi alle mani nude. Non è un segreto, non è mai stato un segreto, ma su questo affronteremo un altro tema.
Ragazzi, io spero che con questo piccolo video vi abbia fatto capire come usare Redonda nel vostro modo di combattere. E un'altra cosa volevo dire: quando vedete fare tutti questi bei movimenti veloci, ok, ricordatevi, arma da taglio, posso impegnare poca forza; arma da botta, il mio movimento deve veramente far vedere che state tirando un colpo di botta, altrimenti c'è qualcosa che non combina bene nell'arte marziale che state facendo. Ragazzi, se il video vi è piaciuto, come sempre mettete un like. Se non vi è piaciuto, ragazzi, non me ne frega una sega. Ciao.